tutti e bentornati su Sai Che Web TV, il programma pugliese che condivide con voi le belle realtà del nostro territorio. Passeggiando uno di questi giorni nel paese, ce ne siamo accorti che in un'attività commerciale, ovvero il Bar Miro, che si trova in piazza principale di Castellana Grotte, in provincia di Bari, in Puglia, c'è un fantasioso e davvero bel presepe. E infatti non potevamo farne a meno ed ora siamo qui a mostrarlo anche a voi. Ho il piacere di intervistare Daniela Manghisi, una delle responsabili delle attività. Daniela, ma l'hai fatto tu questo presepe? Ciao a tutti e agli amici di Sai Che Web TV. Sì, il presepe è stata un'idea della mia famiglia, che abbiamo collaborato insieme per dare un po' di luce in questo periodo buio di pandemia. Quindi nasce dalla collaborazione familiare e dei dipendenti del New Miro Caffè. Bello Daniela, e da quanti anni che fate il presepe? Allora, l'idea del presepe nasce fin da quando siamo stati bambini, perché crediamo molto nelle tradizioni e nei valori. E quindi da quando siamo qui, da 5 anni, l'abbiamo sempre realizzato, solo che quest'anno abbiamo voluto fare una cosa più in grande, proprio perché in questo periodo così buio, di tristezza, abbiamo voluto riempire un po' di gioia sia i cuori dei bambini che degli adulti. Si vede che è un presepe molto particolare, veramente, in tutti i suoi particolari. A cosa vi siete ispirati quest'anno? Allora, quest'anno abbiamo voluto dare un tocco innovativo, aggiungendo Luna Park, luci, carillon, proprio per far divertire i bambini, per far fermare i bambini, perché è giusto dare un tocco di magia, mantenendo comunque la tradizione della natività. Daniela, e quanto tempo avete impiegato per assemblarlo e che difficoltà avete incontrato? Allora, per creare il presepe ci abbiamo impiegato 2 giorni, ma per unire tutti i pezzi comunque c'è voluto del tempo, mesi e mesi di ricerca. Ci sono voluti solo 2 giorni perché abbiamo collaborato tutti insieme, mio fratello, i miei nipoti, i nostri dipendenti, ed è stato un modo di riunirci vicino a una tradizione che ormai si è persa nel tempo. Le difficoltà non sono state molte, perché proprio per questa collaborazione, questa unione tra dipendenti e familiari è stato tutto bello e magico, quindi ci siamo aiutati a vicenda, come dovremmo fare tutti in questo periodo. Bello, veramente belle parole hai detto, molto di motivazione per tutti noi. Daniela, c'è qualcosa che vi piace maggiormente in questo presepe? La cosa che piace maggiormente a me e ai nostri familiari e a chi ha collaborato con me è l'idea del carillon, di queste luci, di queste giostrine che girano. È come tornare un po' bambini, è come se si è persa un po' la magia del Natale. Quindi i carillon rappresentano un po' questo, un ritorno al passato, nel senso che in questo mondo così moderno ci vorrebbe comunque sempre un tocco di leggerezza, come quando si è bambini. Ecco perché abbiamo voluto prendere i carillon, proprio per far ricordare alla gente che non tutto il moderno deve restare moderno, ci vuole un pizzico di leggerezza come quando eravamo bambini. Daniela, complimenti, stai dicendo delle cose molto vere. Sicuramente avete avuto tanti feedback guardando la vetrina, il presepe. Raccontaci un po' a riguardo. Sì Valeria, abbiamo avuto tanti feedback positivi sia sulla nostra pagina Facebook del New Miro Caffè che da parte dei bambini. È stato veramente dolcissimo vedere le mamme in giro con i loro bambini che mettevano le mani sui vetri con lo stupore e la meraviglia di vedere questi carillon, perché diciamo nei tempi moderni ciò che manca è quello, manca quella semplicità, quel poco che ti renda felice, anche solo passare, passeggiare e vedere una vetrina così bella con delle luci, con dei carillon, manca questo, mancano le cose semplici e noi abbiamo voluto riprodurre questo nella nostra semplicità del presepe, con i carillon, con le nostre tradizioni, con la natività. Abbiamo voluto dare un senso di speranza, di unione e di famiglia.
anche attraverso il nostro canale avrete ulteriori feedback e siete anche un esempio per altre attività commerciali. Grazie mille Daniela per la tua disponibilità. Grazie a voi di Sei Che Web TV. Se posso dare un ultimo messaggio, non fatevi mai rubare la speranza e lottate sempre, non ci arrendiamo. Forza a tutti, buon anno. Se vi è piaciuto questo video, condividetelo con i vostri amici e seguiteci iscrivendovi al nostro canale. E non dimenticate, Sai Che può interessare o coinvolgere anche te, che in una delle attività commerciali di Castellana Grotte, ovvero il Bar Miró in piazza, scusa Pino, il Bar Miró che mi è saltato un po', a Castellana Grotte, anzi, ovvero il Bar Miró, che si trova in piazza principale, Castellana Grotte si trova in provincia di... Daniela, si vede che è un presepe molto particolare, Madonna Santa. Daniela, e quanto tempo avete impiegato per assemblarlo? E se avete avuto qualche difficoltà per qualche pezzo, per insomma, per costruirlo, per che cazzo ne so. Feedback sono le reazioni positive o negative, però in questo caso sicuramente... Che cosa sta dicendo? Lascia stare. Volevo spiegare che cos'è feedback.